Il primo focus della pubblica istruzione sulla riorganizzazione scolastica nelle valli Telesina, Titernina e del Tammaro. Un incontro presso la sala convegni del Castello Normanno di Guardia Sanframondi, a cui hanno preso parte dirigenti, sindacati, sindaci, studenti delle ultime classi superiori, imprese, cittadini e alcuni esponenti del Comitato Tecnico Aree Interne, che comprende i rappresentanti di vari ministeri e della regione. Delle proposte concrete che possano aiutare le zone interne. È evidente, e per me lo è ancora di più, avendo uno sguardo che è privilegiato e anche regionale, che le questioni riguardino sicuramente la localizzazione, ed è ovvio che le zone interne abbiano problemi differenti rispetto a comuni che sono densamente abitati, e quindi le risposte devono essere diverse. Credo però che le comunità locali debbano portare all'attenzione della regione, ma anche dello Stato, del MIUR nel caso dell'istruzione, delle possibili alternative e soluzioni. Il dimensionamento scolastico è sempre un momento estremamente critico e noi quest'anno abbiamo anticipato i tempi perché chiaramente cercheremo di mantenere quante più autonomie possibile. È ovvio che la questione non possa essere affrontata solo da noi, ma a livello nazionale. È chiaro che la deroga a 400 per i comuni montani o 600 per gli altri comuni non sia applicabile o applicabile facilmente a delle zone in cui lo spopolamento è una questione da affrontare. La strategia Aree Interne è una strategia nazionale che ha l'obiettivo principale di combattere lo spopolamento delle aree interne, potenziando sia i servizi che le dinamiche di sviluppo. Stamattina cominciamo l'elaborazione della strategia dell'area del Titerno-Tammaro, che è una delle aree della regione Campania, un'area di circa 70.000 abitanti. Cominciamo qui da Guardia Sanframondi, discutendo con tanti ragazzi che sono intervenuti, con il corpo docente, con i dirigenti scolastici, con la regione Campania, con i sindaci, con i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e della scuola dell'ambito del Titerno del Tammaro. Cosa è che non va e che cosa si può fare per migliorare sia la scuola sia il collegamento della scuola con il lavoro. L'area di sperimentazione, che si suddivide in due subambiti omogenei del territorio, ovvero Valle Telesina e del Titerno e Alto Tammaro, è infatti caratterizzata da una elevata frammentazione delle sedi di erogazione: 23 sedi per la scuola secondaria di secondo grado, 27 sedi per la scuola secondaria di primo grado, 37 sedi per la scuola primaria e 29 per la scuola dell'infanzia. È inoltre rilevante la presenza di classi con meno di 15 alunni. Questo progetto è nato perché noi tutti amministratori ritenevamo, prima che c'era questo strumento, che un territorio per essere amministrato bene necessita di una strategia. Quindi ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo, le amministrazioni del Titerno, del Tammaro, di Pesco, Pago e Pietrelcina, e ci siamo detti che dovevamo confrontarci al fine di costruire dal basso un'idea di sviluppo. Successivamente, con il ministro Barca, c'è stata questa occasione, quindi la strategia nazionale delle aree interne, e abbiamo iniziato a lavorare per candidare il nostro territorio a questa strategia. Devo dire che grazie alla coesione nata da tutte le amministrazioni siamo state una delle aree selezionate, quindi siamo una delle quattro aree della regione Campania, e oggi finalmente, dopo un bel percorso di lavoro, perché sono 4 anni che stiamo lavorando su questa strategia, siamo al primo focus sull'istruzione, quindi siamo entrati nel vivo di questa strategia. Un incontro per verificare l'attuale situazione e garantire una scuola dell'obbligo a tutti, indirizzi delle superiori qualificati e collegati alle peculiarità del territorio. I comuni che sono qui stamattina sono 30 comuni, appartengono alla Valle del Tammaro, alla Valle del Titerno e alla Valle Telesina. Si vedono ovviamente insieme ai direttori didattici, agli insegnanti e in modo particolare insieme a una folta rappresentanza di ragazzi, di alunni che sono impegnati nel salone del castello soprastante a elaborare una proposta dei giovani. Noi amministratori, insieme agli anziani, diciamo così, al corpo docente e ai presidi, alla regione e insieme anche al ministero, ci si vede per costruire da parte nostra uno schema di proposta. È evidente che dovrà essere poi ben collegata alla proposta che faranno i giovani, perché è evidente il futuro
è di questi ragazzi e quindi dovrà essere messa al centro l'idea che da loro emergerà.